Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Domenica scorso, quando ho scritto che forse Netanyahu è il problema per Biden, un problema per Biden, era ancora tabù. E si diceva dietro le quinte fra Blinken e Netanyahu e poi Biden e Netanyahu che hanno parlato anche ieri le cose che non si dicono in pubblico. Ora la frustrazione della Casa Bianca con la rigidità di Beniamino Netanyahu è all'aperto e si capisce che certamente siamo chiari, la Hamas è l'aggressore. Hamas è un gruppo terroristico, non nessuno dubita quello. Ma il fatto che Netanyahu ha snobbato Biden e Blinken dicendo io non faccio neanche queste pause per aiuti ai militari significa che Netanyahu se ne frega di tutto, solo ha un interesse Netanyahu, conservare il suo potere da primo ministro quando sa che il 76% degli israeliani vogliono che se ne va appena finisca questa guerra. Netanyahu, ricordiamo, ha avuto per un anno una quasi guerra civile in Israele, con proteste pieno nelle strade di Israele contro i suoi tentativi di emascolare la Corte Suprema, prendere il controllo della Corte Suprema. Quindi Netanyahu ha dato la colpa agli israeliani di non aver salvato gli ostaggi, di non aver fatto abbastanza per prevenire, e lui a Blinken e Biden non importa. La questione è perché l'America non può, diciamo, aumentare la pressione su Netanyahu per farlo comportarsi congruo con la legge internazionale, la dignità, eccetera. Questo vedremo nei prossimi giorni, secondo me, perché secondo me qualcosa verrà fuori, però dobbiamo constatare che Hamas è un gruppo terroristico, ma Netanyahu ha fatto tanto a provocare questi, compreso anni fa quando lui e Trump hanno trasferito a Gerusalemme l'ambasciata americana. Quello era un'offesa. E quindi non è colpevole per l'attacco. Sì, Trump aveva anche detto che avrebbe voluto mettere la capitale, no? Lì a Gerusalemme addirittura. È sicuramente utile, no? Rimettere in fila quello che è stato, professor Kamel, il rapporto anche degli ultimi anni tra Stati Uniti e Israele, perché